Bene. Sentite l'orchestra, forse questa musica è un po' bassa, ci voleva un volume un po' più ampio. Perché serviva a introdurre il pianoforte. Il pianoforte è uno strumento che appena arrivato è comparso sulla scena, la scena della musica, ha spiazzato completamente la concorrenza. La spinetta, il cembalo, il virginale, tutti strumenti che sono spariti improvvisamente. Lui è rimasto uno strumento che è stato dominante dal Settecento ed è ancora oggi dominante. È uno strumento che è in grado di competere con un'orchestra, è in grado di competere con un solista. È uno strumento che è in grado di giocare da solo. Non ha un problema. Fellini diceva che dove c'è lui, quella è la sua stanza. Mozart diceva che per essere un bravo pianista servono tre cose. Testa, dita, cuore. Mozart era un genio, tutti noi lo conosciamo, probabilmente in qualche suoneria di vostro cellulare c'è una melodia di Mozart. Mozart era un genio indiscusso, a Salisburgo, nella sua casa, ci sono i manoscritti dei suoi spartiti. Lui non sbagliava, aveva tutto in testa, era in grado di rendere semplice qualcosa di molto complesso come è la musica, mettere insieme tanti elementi, comporre tanti elementi che da soli avrebbero prodotto dei suoni, lui li trasformava in musica. L'altezza di un suono, l'intensità, il volume, il ritmo, il tempo, l'armonia con la melodia. Non è facile fare musica. E sicuramente questa frase, testa, dita, cuore, in realtà un genio come lui l'aveva ben chiara. Io ho avuto una fortuna, quella di studiare pianoforte, di arrivare al diploma. Sono diplomato in pianoforte. Sì, è strano che io sia qua a parlare con voi adesso, però è così. Quindi quella frase, testa, dita, cuore, ce l'ho ben chiara. E ho ben chiaro la fatica che si fa ad arrivare a capirla anche questa frase. Infatti, lo studente di pianoforte inizia la sua attività e i primi anni li passa proprio a studiare teoria e solfeggio, cioè la parte teorica, la parte razionale della musica. Elabora poi tutta la sua abilità attraverso la tecnica, l'esercizio, la ginnastica sostanzialmente. Le dita diventano dei campioni olimpionici quando lui arriva all'ottavo anno di pianoforte, l'ottavo anno di studio, in cui lui avrà ormai completato, se vogliamo, un ciclo e si sentirà un campione, tra l'altro, perché avrà già suonato i principali interpreti del mondo musicale: Liszt, Chopin, Beethoven, Mozart, Haydn. Non solo, lui ha già studiato storia della musica, armonia, teoria e solfeggio. Ormai è convinto di essere arrivato. Si sbaglia di molto. In realtà la parte più difficile, la parte che lo trasformerà in qualcos'altro, saranno gli ultimi 2 anni, quelli che lo porteranno al diploma. Saranno 2 anni intensi, faticosi, in cui l'insegnante dovrà aprire l'animo dello studente, del pianista, e portarlo a riuscire a comunicare, ad accarezzare l'anima di chi ascolta. Non sarà un processo facile. Lui dovrà urlare dei pianissimi o soffocare dei fortissimi. Sarà un processo faticosissimo che dovrà prevedere una relazione molto particolare tra quello che è l'insegnante e lo studente. Sarà un training continuo, un passo dopo l'altro, e soprattutto sarà faticoso perché non ci sono dei manuali su cui studiare, ma sarà un continuo evolvere, sarà continuamente, l'insegnante dovrà aprire lo studente e fargli suonare al suo interno delle corde che permetteranno di accarezzare l'anima di chi ascolta. È un processo difficile, quasi doloroso. E questa fatica voi la potete vedere e capire meglio quando vi immaginate, penso che sia un'immagine che avete un po' tutti, alla fine di un concerto, un pianista che ha suonato dopo 40 minuti è distrutto, è completamente annientato, è annullato, farà fatica a farvi un bis anche facile, anche a suonare Fra Martino, diventerà per lui un'impresa enorme, eppure è rimasto 40 minuti seduto su uno sgabello. E questo concetto però a me è rimasto impresso chiaramente.
Anche perché, arrivati al diploma, tra l'altro, si capirà anche un'altra cosa, che lì ci sarà la differenza tra un pianista e un bravo pianista. E non solo, in quel momento io capirò un'altra cosa come studente di pianoforte, che io sono arrivato ai piedi di una scala enorme, in cui potrò ancora crescere, dovrò ancora crescere, se vorrò arrivare a essere qualcuno. Io ho avuto un'altra fortuna, quella di essere a capo di un'impresa, un'impresa che è cresciuta con me. E questo concetto, testa, vita, cuore, in realtà l'ho rivista spesso. È strano questa associazione tra un mondo che noi pensiamo sempre estraneo alla nostra realtà, come la musica, Mozart, rivederlo invece in un ambito di comunicazione lavorativa, di ufficio, di progetti, di confronto con fornitori o clienti, in un ufficio di studio. In tutte queste relazioni interne, in realtà, questo concetto di testa, dita, cuore è facile ritrovarlo invece. Ed è molto visibile. Testa, la parte razionale, la parte, se vogliamo, logica, è quella che noi ci impone di fare, il buon senso, di fare o non fare qualche cosa. Dita è l'esercizio, è quello che ci permette di crescere, è l'esperienza, è quel modo di agire, quell'agire, quell'apprendimento che deriva dall'esperienza, è la tecnica. E arriviamo alla parte difficile, il cuore. È quella parte che ci permette di comunicare, di arrivare a farci capire con chi ci ascolta, oppure anche di ascoltare. E se questa è la parte difficile, lo capiamo anche da, se vogliamo, la proposta formativa che ci viene fatta normalmente. Se pensiamo, gran parte dei corsi di formazione, di training, sono sempre concentrati su argomenti che riguardano proprio questa comunicazione, la parte del cuore, gli ultimi 2 anni del pianista, leadership, assertività, comunicazione, gestione di una riunione, gestione dei conflitti, derivano tutti da questa abilità che abbiamo tutti noi dentro, tant'è che spesso, penso che in questa platea molti di voi hanno avuto modo di frequentare questo genere di corsi, si siano resi conto come il formatore raccontava cose abbastanza ovvie. Cose che quindi abbiamo dentro di noi. Quando l'insegnante arriva dallo studente e lo apre, scopre che dentro di lui ci sono queste energie, ci sono, e noi le usiamo. E le usiamo spesso, e le usiamo però nei momenti sbagliati, se vogliamo. Le usiamo in famiglia, no, scusate, non nei momenti sbagliati, non le usiamo quando siamo in un ambito di ufficio, quando siamo in un ambito in cui consideriamo di lavoro, in cui ci vestiamo, e creiamo una barriera intorno a noi in questo momento. E non usiamo questi strumenti di comunicazione che invece adottiamo normalmente quando siamo con degli amici, in famiglia, con i nostri figli o con i nostri genitori. O quando troviamo per esempio un compagno di viaggio, in cui improvvisamente abbiamo l'abilità di comunicare con lui direttamente senza problemi. Ora, prima che mi diate del pazzo, come anche la presentazione di prima, però, questa introduzione mi serve anche, più che altro, a farvi capire, a fare un gioco con voi. Cioè, usare questa definizione di Mozart, quindi arte, musica, su una realtà che conosciamo tutti noi. E soprattutto su una parola, che tra l'altro in questo ambiente è ben nota, di cui si è stata citata molto spesso, e di cui siamo tutti convinti qua dentro di conoscere esattamente la sua definizione. Sono anche abbastanza convinto però che tutti noi siamo abbastanza convinti che la nostra definizione sarà leggermente diversa dal nostro vicino di banco. Questa parola è la sostenibilità. Sostenibilità è una parola che, qua se ne è parlato, si trova nei discorsi dei politici, si trova in una pubblicità, si studia, ci sono esami sulla sostenibilità. Quindi adesso io vorrei provare a usare questa testa, dita, cuore, per applicarla alla sostenibilità. Vedere un attimo, fare un'analisi con voi di questa parola. Sostenibilità io lo raggrupperò in 3 capitoli molto, molto semplicemente. Poi spesso, a volte viene anche, come dire, declinata in più parti, ma però sostanzialmente sono 3. La parte economica, la parte ambientale e la parte culturale e sociale. Ora, la parte economica. La parte economica è la parte razionale, è quella parte che mi permette di dire faccio o non faccio qualche cosa. E qui
Appunto, io ho avuto anche la possibilità di fare degli studi economici. Mi ricordo la prima lezione il mio primo approccio mi ha colpito un elemento che non mi aspettavo da un'università economica. La prima lezione mi ha insegnato che i riferimenti di un qualsiasi ente economico non è semplicemente l'azionista o il capitale, ma sono tre. C'è l'azionista, colui che mi dà il capitale. Ci sono i collaboratori, i lavoratori che hanno bisogno e necessitano di avere una gratificazione che non è semplicemente uno stipendio, ma che devono provare gratificazione e orgoglio in quello che stanno facendo. E poi c'è un terzo elemento, la collettività, il mercato, il mio cliente. Quindi già qui possiamo capire che la parola economia in realtà non è semplicemente soldi, ma è qualcos'altro. E qui vengo a scomodare una parola italiana. L'italiano ha origini commerciali, l'italiano lo troviamo spesso, stranamente, che si infila ancora oggi in qualche linguaggio tecnico del business. Vi faccio un esempio, la parola budget o budget, in realtà ha origini genovesi, il budgetto, era quella sacchetta che veniva data ai capitani delle navi con dentro i soldi che servivano a coprire le spese del viaggio e di cui doveva rendere conto il capitano quando tornava. Piuttosto che del credere, in lingua tedesca, vuol dire, è una parola che significa late payment, ritardati pagamenti. Noi in italiano non usiamo la parola earn, guadagno, profitto, o meglio, la usiamo alla fine del bilancio, però in italiano noi usiamo un'altra parola, che è utile. Io devo essere utile. In italiano la parola utile ha un significato molto più vasto. Io non devo produrre solo profitti, io devo essere utile. Cioè devo produrre ricchezza per i tre riferimenti. Non solo verso l'azionista, ma verso i tre riferimenti dell'ente economico, dell'ente in generale. E come vediamo già su questo aspetto bisogna chiarirsi un po' le idee. Non le abbiamo tutti così chiare, penso che siamo d'accordo su questo. Tutti noi quando pensiamo all'economia pensiamo sempre esclusivamente ai soldi. L'economia è una scienza molto più vasta in realtà. Ora passiamo al secondo capitolo della sostenibilità, la parte ambientale, che io l'associo alle dita, all'esercizio. Infatti diciamo che ci siamo resi conto di una cosa, le risorse con cui ne abbiamo preso coscienza e siamo tutti convinti, e soprattutto in questa platea ne siamo assolutamente certi, che le risorse a nostra disposizione sono limitate, quindi dobbiamo imparare a usarle, non possiamo più permetterci il lusso di disperderle, perché le risorse ci serviranno anche per i nostri figli e quindi dobbiamo guardare al nostro futuro, non possiamo depauperare l'ambiente e in tal senso ci stiamo dotati di norme e ci continuiamo a dotare di regole del gioco per limitare l'uso delle risorse, per ottimizzare l'uso delle risorse, per essere efficienti. Anche sulla parola ambiente però mi permette una riflessione, perché con la parola ambiente in realtà anche qui noi introduciamo, abbiamo un concetto un po' confuso ogni tanto. Io per esperienza mi trovo a proporre progetti, soprattutto nel campo energetico, e vi assicuro, qualsiasi progetto io vado a proporre, avrò sempre qualcuno che mi si oppone. Qualsiasi progetto sia, che sia eolico, che sia idroelettrico, che sia una centrale a gas, che sia un elettrodotto, che sia una sottostazione elettrica. Ci sarà sempre qualcuno che si oppone. Il problema è che il dibattito spesso si svolge con fai un danno all'ambiente, tu sei contro l'ambiente, ma per ambiente si intendono tre cose diverse, tre cose che spesso non si sovrappongono tra di loro. Uno è la salute di noi umani. Io posso fare un intervento che ha un impatto solo sulla nostra salute. Un esempio, la carbon dioxide negli anni 80, credo, a Bhopal, ha fatto una strage di umani. Non mi ricordo il numero delle vittime. In India c'è stata questa fuoriuscita di gas mefitici che ha fatto una strage incredibile, di cui ancora adesso ci sono le conseguenze sugli umani. In realtà la componente ecologica non ha subito nessun impatto perché questo gas è sparito, è evaporato in breve tempo. La seconda componente dell'ambiente è proprio l'ecologia, è proprio diciamo, la natura con cui ci confrontiamo, che ci siamo resi conto che siamo in grado di danneggiarla gravemente e irreparabilmente spesso. Anche in questo caso noi dobbiamo stare attenti che ci sono situazioni nelle quali noi facciamo un danno all'ecologia, ma non agli umani.
In Italia, a Rosignano Solvay, vicino a Livorno, c'è una spiaggia bianchissima dovuta alla Solvay, appunto, che libera questo, non mi ricordo più che sostanza sia, credo sia un bicarbonato di calcio o qualcosa del genere, e che sostanzialmente ha reso candida questa spiaggia, l'ha resa praticamente magnifica, quasi caraibica. Da un punto di vista per gli umani vanno lì a fare il bagno, gli umani vanno lì a girare dei film caraibici, ma dal punto di vista ambientale, dell'ecologia, ovviamente non è certo un piacere per un'alga crescere in mezzo a questa situazione, tant'è che non cresce assolutamente nulla, è un deserto sostanzialmente. Ora arriviamo alla terza componente, che è la componente invece planetaria, l'effetto serra. Anche questo è un altro elemento che però può esistere solo questo problema, ma non legato agli altri due. Come avete visto, vi ho fatto vedere prima una slide sul fatto che noi stiamo sviluppando una centrale a carbone. La centrale a carbone, in realtà, teniamo presente che il 40% dell'energia è fatta col carbone ed è una realtà col quale dobbiamo confrontarci, non dobbiamo essere timorosi di dover parlare del carbone. Il carbone, in realtà, non ha un impatto sulla salute degli umani. E anche per quanto riguarda l'ecologia intorno a una centrale a carbone, in realtà non si genera un problema, o meglio, non ci sono studi che dimostrino questi aspetti. Non c'è nessuno studio scientifico che dimostri che c'è un impatto sugli umani o un impatto su quello che è la realtà circostante in termini di ambiente naturale. Ha certo invece un impatto per quanto riguarda l'effetto serra. Perché vi sto facendo questa distinzione? Perché purtroppo nel dibattito bisogna tenerle presente questi elementi. Non bisogna giocare sulle parole, bisogna stare attenti al fatto che se io parlo di salute degli umani non sto parlando di ambiente oppure non sto parlando di effetto serra o viceversa, o quantomeno chiariamoli. Purtroppo la parola ambiente, e penso che sia comune un po' alle altre lingue qua presenti, confonde questi termini, non li identifica, eppure sono aspetti diversi di uno stesso tema. Ora arriviamo invece alla terza componente, quella più difficile, la parte del cuore. La parte della comunicazione, la parte culturale e sociale. E qui cominciano i problemi. Qui cominciano i problemi seri, perché in realtà, sulla parte del cuore, non abbiamo chiarissimo, tutte le volte che io leggo questa parte, la componente culturale e sociale, faccio fatica a capire esattamente di cosa stiamo parlando. E anche in questo caso, come negli ultimi 2 anni del pianoforte, della parte dell'interpretazione, della parte finale dove si sviluppa la comunicazione, in questa situazione qua, in realtà, non è chiaro quello che noi vogliamo andare a dire. Per farvelo capire, adesso vi citerò un articolo della Costituzione, l'articolo 9. Ora, l'Italia nel 48... i padri costituenti, nei principi fondamentali della Costituzione, introducono un articolo molto innovativo in realtà. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, ma è importante il secondo comma. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. I nostri padri costituenti si sono preoccupati di questa terza componente della sostenibilità e addirittura l'hanno messa nei principi fondamentali della Costituzione, e hanno detto che la Repubblica, quindi tutto lo Stato, tutti gli organi dello Stato e quindi anche tutti i cittadini, devono preoccuparsi di tutelare che cosa? Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Dovremmo essere a posto, dovrebbe essere chiaro che c'è un impegno a questo punto. Bene, però io andrei un po' avanti e andrei ad analizzare questa frase a questo punto, soprattutto il secondo comma. Cioè, il patrimonio storico e artistico della nazione è abbastanza identificabile. Una piccola sfumatura sul concetto di tutela. In realtà in Italia il concetto di tutela è stato, diciamo, interpretato come conservazione. Quindi noi puntiamo a conservare il patrimonio. In realtà la parola tutela in italiano vuol dire anche preoccuparsi che ci sia un paesaggio e che ci sia un patrimonio storico artistico della nazione, perché in realtà non possiamo dimenticarci che la società evolve e così pure anche il patrimonio storico artistico e come pure anche il paesaggio evolvono, e quindi come tale noi dobbiamo preoccuparci anche della sua evoluzione, ma dobbiamo preoccuparci. Mi soffermerei invece sulla parola paesaggio, e qui invece scomodo la Comunità Europea,
che nel 2005, in realtà nel 2000, scusate, ne dà una definizione. Ora qui sono piccole sfumature di differenza tra la definizione, tra la traduzione italiana e la versione in inglese o francese o tedesco. Partiamo da quella italiana. Designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle persone, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani delle loro interrelazioni. Ora, è interessante notare, su un fatto, anche qui sembra chiaro, è chiaro a tutti, no, cosa sta dicendo la Convenzione Europea del Paesaggio. Parte di territorio che è stato modificato, se vogliamo, dall'azione di fattori naturali e umani. E no, signore, qui non è chiaro per niente. Qui non è assolutamente chiaro. Qui entriamo in quella sfera in cui la definizione esatta non ci manca. Questa non è una definizione, è una constatazione. Mi spiace per gli interpreti perché li sto mettendo in difficoltà, mi rendo conto. Però questa qui non ha un significato chiaro e definito. Io sto constatando che esiste una porzione di territorio che è stata modificata dall'azione di fattori naturali e umani. Innanzitutto vi sfido a trovare un territorio che non è stato modificato da fattori naturali e umani. Qualcuno è in grado di darmi un esempio? Un marziano viene giù forse, perché tutto il paesaggio con cui io mi confronto è composto da fattori naturali e o umani, perché non stiamo parlando solo di fattori naturali o umani, ma tutte e due, e anche dalle loro interrelazioni. Qui non siamo noi italiani, qui ci siamo riuniti per dare questo tipo di definizione. Vi rendete conto qua di che difficoltà a questo punto ci troviamo a poter declinare questo tipo di frase nella realtà? Anche parte di territorio, cosa vuol dire parte di territorio? Non stiamo parlando del panorama, stiamo parlando del paesaggio, auguri agli interpreti. Panorama però è una parola abbastanza internazionale, credo. Con panorama però io mi riferisco a una cartolina, cioè io sono esterno, sono fuori dalla prospettiva e sto guardando su una cartolina qualcosa. Il paesaggio, io sono dentro. Ci sono dentro anch'io, quello è il mio paesaggio. Il paesaggio è quello che io vedo da casa mia in città, fuori dalla mia finestra, quello è il mio paesaggio. Quello è una parte di territorio che è stata modificata da fattori naturali e o umani. Fuori dalla finestra di casa mia io vedo la casa di fronte, vedo il signor Baffico e il signor Almasio. E quello è il paesaggio che io devo tutelare. Per cui ho un principio fondamentale, l'articolo 9 della Costituzione mi sta dicendo di tutelare quel paesaggio lì. E si sono riuniti alla Convenzione Europea del Paesaggio nel 2000 per tutelare il paesaggio fuori dalla mia finestra? Eppure è quello che stiamo dicendo qua. Come vedete, non è facile. Non è facile, ma anche per una ragione molto semplice, perché noi stiamo parlando di estetica, stiamo parlando di componenti sociali e culturali. Valorizzare questi elementi non è semplice. Se io devo tutelare una minoranza, vado a scapito di una maggioranza. Se tutelo una maggioranza, vado a scapito di una minoranza. Che cosa significa tutto questo? Significa che devo tirare fuori quell'elemento, il cuore, quella parte difficile, quella parte nella quale ho bisogno di interpreti, ho bisogno di chiamare qualcuno che mi aiuti, ho bisogno di chiamare un insegnante che mi aiuti a capire questi elementi. Ho bisogno di chiamare, nel caso di un progetto, un architetto, ma con la A maiuscola, che non si fermi al colore esterno della casa, ma che guardi tutto quello che riguarda il territorio, l'ambiente in cui è inserito. Mi è capitato di lavorare con bravi architetti e devo dire che un bravo architetto non si ferma all'estetica esterna di un edificio. Per trasformare una macchina su un posteggio, come sono i nostri interventi tipici del settore energetico, in qualcosa che diventa parte integrante del territorio, bisogna analizzare il territorio a fondo e solo un professionista esterno come un architetto riesce a farlo. L'architetto arriva, studia
i flussi dei pendolari, studia la storia di quel territorio, i riferimenti architettonici, l'edilizia anche popolare di quel territorio, studia anche la gastronomia di quel territorio, per arrivare poi a proporre una soluzione che diventa come la casa Walser di prima, diventa qualcosa che è parte dell'orgoglio del territorio. Non è facile, come capite, e soprattutto, voi potete ben sapere, l'architetto in realtà, nelle nostre logiche, è sempre l'ultimo a essere chiamato, ed è chiamato solo per il colore delle coperture esterne. Eppure questo è un elemento importantissimo. Noi dovremo convivere con quella macchina su quel posteggio, in realtà. Noi dovremo per forza farne parte di noi. Non dimentichiamocelo. Tutto questo discorso in realtà nasce dal fatto che io in questo settore ormai lo conosco da anni, sono 20 anni che sto lavorando in questo settore e non ho mai visto un architetto entrare in queste logiche. E ce ne dimentichiamo sempre e spesso le opposizioni che si trovano intorno a noi derivano proprio dal fatto che io non ho voglia di vivere con di fianco un oggetto brutto, un oggetto che è brutto solo per il fatto che non fa parte del mio tessuto, della mia storia, non c'è la componente culturale e sociale. Quelle centrali che vi facevo vedere prima, quei gioielli inseriti in un bosco, quelle centrali idroelettriche che hanno una lunga storia, in realtà sono degli oggetti perfettamente integrati in quel territorio, che sono diventate storia e patrimonio di quel territorio e parte del loro paesaggio. Ora, come potete capire, in realtà è facile uscire da questa situazione di equilibrio ed è molto rischioso. Quindi sostenibilità è un concetto sul quale dobbiamo riflettere e stare molto attenti ed è un concetto che vede questi tre elementi come in una situazione di equilibrio. Noi dobbiamo ponderare i tre componenti. A questo punto però dobbiamo riflettere se è un punto di equilibrio la sostenibilità, vuol dire che se uno non c'è siamo in una situazione di non equilibrio. Vuol dire che se uno componente di questi è assente, io sto facendo dei danni. Vuol dire che è qualcosa che non è sostenibile. Vi faccio un esempio. Se io prendo dei pannelli fotovoltaici e copro il Colosseo, io economicamente sto facendo un'azione eccezionale. Sto sfruttando un'area magnifica, è disponibile, è assolata, è perfetta. Ambientalmente qualcuno ha qualcosa da eccepire? Nessuno, non fa male alla salute degli umani, non fa male all'ecologia o all'ambiente perché c'è già e addirittura anche l'effetto serra non ne risente. Ma siamo pazzi? Ma siamo pazzi? Non possiamo adottare un elemento del genere, eppure economicamente perfetto, ambientalmente anche, e la componente culturale e sociale dov'è? Come vedete, esempi di questo tipo ve li posso fare anche dimenticandomi l'aspetto ambientale o l'aspetto culturale e sociale o l'aspetto. Però è difficile trovare esempi per me dove c'è solo la componente culturale e sociale, perché è quella che dimentichiamo di più, che la lasciamo sempre per ultimo. È quella dove l'arte non la mettiamo dentro nelle nostre cose. Attenzione, l'arte è una metafora della realtà, non dobbiamo dimenticarcelo. L'arte è un insegnamento. Io vi ho fatto l'esempio sul pianoforte, ma come potete ben capire potevo ispirarmi ad altre forme di arte. Ma perché ci stiamo preoccupando della sostenibilità? Cos'è che ci rende necessario preoccuparci di essere sostenibili? Perché oggi stiamo parlando di sostenibilità ed è un termine nuovo, se vogliamo, non è un termine con cui l'umanità ha sempre convissuto. Nel 700 non si parlava di sostenibilità, nell'800 neanche, nel 900 neppure. È un termine che comincia a comparire nel nostro vocabolario da 10-20 anni. Se ne parlava anche prima, forse, ma era ristretto in alcuni casi. Se vogliamo risalire a Rousseau, forse, è il primo che ha cominciato a idealizzare un mondo che era rovinato, però in maniera un po' confusa, passando poi da certi filosofi come Thoreau o altri. Però poi diciamo che abbiamo preso coscienza di questo termine negli ultimi anni. E anche qui un'altra riflessione che vorrei introdurvi riguarda appunto una riflessione che ho sentito fare da Herzog, il regista tedesco. Il regista tedesco che ha fatto
Recentemente sei innamorato, diciamo, di una versione non più filmica ma di documentari, cioè ha cominciato a fare documentari. Uno di questi è molto interessante, che è del 2010, e mi ha colpito in particolare due riflessioni che ha fatto Herzog su questo documentario, che riguarda le grotte di Chauvet nel sud della Francia. Chauvet era un fotografo che nel 94, percorrendo le gole dell'Ardèche, era alla ricerca di grotte preistoriche perché ha convinto che lì si potessero trovare. E la fortuna l'ha assistito perché ha trovato un gioiello e un patrimonio per noi umani, enorme, enorme. Ha avuto la fortuna di trovare una grotta che è stata intrappolata da una frana preistorica e che ha sostanzialmente incapsulato un pezzo di storia e l'ha mantenuta inalterata per 40.000 anni. Dentro questa grotta, infatti, ci sono stati ritrovati dei graffiti, dei disegni magnifici. Dei disegni stupendi, di animali anche strani se pensiamo che siamo nel sud della Francia. Stiamo parlando di rinoceronti, antilopi, leoni. E siamo nel sud della Francia. Eppure 40.000 anni fa c'erano questi disegni. Quindi Herzog è rimasto colpito dalla modernità di questi tratti. Guardate quel rinoceronte, è bellissimo. Ha un tratto che potrebbe essere degno di un designer di New York, di Berlino, di Londra. Stupendi disegni. Ma l'altra riflessione è stata indotta però dai paleontologi che gli hanno detto che alcuni di questi disegni avevano datazioni diverse, anche distanti 5.000 anni uno dall'altro. 5.000 anni uno dall'altro. Infatti la seconda riflessione di Herzog è stata di angoscia. Per 5.000 anni non era successo niente. Per 5.000 anni l'uomo di Chauvet aveva vissuto con lo stesso modo di vestirsi, lo stesso modo di mangiare, lo stesso modo di cacciare. E lo stesso modo di credere, probabilmente. Anche la sua fede era sempre stata la stessa, per 5.000 anni. Ora proviamo a ribaltare la situazione ad oggi. Se io oggi venissi vestito con la moda degli anni 80, tutti voi ve ne accorgereste. E se tirassi fuori dalla mia tasca un Motorola, direi che sarei un preistorico. Rendiamoci conto. Paletta si apre. È una situazione strana questa. E se pensiamo a pochi anni fa, non esisteva neanche lo smartphone. Noi oggi siamo in una realtà che sta cambiando costantemente gli scenari di riferimento e con un'accelerazione che è impressionante. Non possiamo pensare più di stare fermi per 5.000 anni con una sostenibilità che ci ha permesso di, come dire, mantenere inalterati i nostri schemi di vita. Per 5.000 anni noi siamo rimasti sempre staticamente fermi. Tutto questo, in realtà, nella nostra realtà non è più pensabile. Noi continuiamo a vivere una realtà che sta accelerando questi cambiamenti. Io ho in mente anche il Faust di Goethe. In realtà il Faust è il racconto di una nuova generazione che affronta una nuova realtà, una realtà diversa da quella dei loro genitori. E il dramma del Faust è che non ha più, come dire, le indicazioni che gli lasciavano i suoi genitori. Le generazioni precedenti non sono più in grado di insegnare a Faust come affrontare il mondo ed ecco che Faust va in crisi e deve diventare e nasce il romanticismo. Benissimo, oggi noi non siamo più neanche nelle condizioni del Faust, all'interno della stessa generazione noi stiamo vedendo dei cambiamenti continui. Diventa fondamentale a questo punto ragionare in termini di sostenibilità. Ecco perché per noi la sostenibilità è un elemento importantissimo. Ed è un elemento importantissimo ragionare con questi tre principi che siano sempre in equilibrio: economicità, ambiente e componente culturale e sociale, il cuore. Senza questi tre componenti noi non riusciamo ad andare avanti. Attenzione, qui adesso vi dirò una cosa scivolosa, una cosa delicata. Io non posso fare qualcosa ecosostenibile, perché se è ecosostenibile non è sostenibile. Mi fermo ovviamente perché è un tema pericoloso questo. Però stiamo attenti a questi concetti. Noi partiamo, dobbiamo ricordarci che questi elementi non sono chiari e dobbiamo applicarci per migliorarci sempre di più, ma diventa fondamentale per affrontare il nostro futuro. Il nostro futuro è già presente, tra l'altro. Anche per farvi capire questi concetti, vi faccio un esempio col cellulare che tutti noi conosciamo. Se torniamo indietro di 10 anni, avevamo in mano un oggetto di cui sapevamo usarlo per i più bravi per il 10%, i meno bravi come me per il 5%. Oggi quel cellulare per noi è
cosa nota, sapremmo usarle per il 100% del suo potenziale. Ci troviamo invece in tasca degli altri cellulari, degli smartphone, che sono in realtà, ci troviamo nelle stesse condizioni, abbiamo la capacità di usarli per il 5%. Fra pochi anni sapremo usarle tutte le complessità di questi strumenti. Quindi stiamo già vivendo questo futuro. Non dobbiamo dimenticarci questo aspetto. Ecco perché dobbiamo aprirci. E l'arte, testa, dita, cuore, ci può aiutare in questi contesti, perché l'artista è una metafora della realtà, con la quale noi dobbiamo approfittare di lei e non dobbiamo mai dimenticarcelo. E purtroppo, penso siate d'accordo, tendiamo sempre a metterla da parte. Facciamo fatica a pensare che l'arte possa entrare nel nostro quotidiano, nelle nostre relazioni, nei nostri conflitti quotidiani. A questo punto io vorrei, come dire, chiudere con un pensiero. Una frase di Saint-Exupéry. Saint-Exupéry nel 1943 scrive Il piccolo principe. 1943. Siamo già in presenza della guerra e ormai il dramma della guerra è chiaro a tutti. Il genio di Saint-Exupéry scrive questa frase quando la volpe incontra il piccolo principe e gli svela in una frase che penso sia molto famosa, ma che preferisco ricordarla esattamente com'è, in cui gli svela il suo segreto. Quando la volpe è addomesticata dal bambino, gli dirà: vieni domani e io ti svelerò il mio segreto, che è molto semplice, perché non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Con questo io vi ringrazio e vi saluto.